Allora, aspetta che c'è stato sottoposto del cibo stradale nel cuore di Bangkok, in Thailandia. Andiamo a dare un'occhiata al cazzo che entra nella vagina. Io ovviamente vado a fare pausa a spingere 500. Eccoci qua. Enjoy amazing street food in the heart of Bangkok, Thailand. Cosa faresti se ti trovassi davanti 1000 Metal Cooler right now? Cercherei di stringere un patto con loro. Un patto Slytherin, esatto, cercherei di formare insieme a loro. Siamo pronti, bimbi. Qualità è possibile averla più alta? Oh, baby! HD, fra! Madre, osservate il wok. Mamma mia, la quantità di grafica che tiene in mezzo. Sta rilasciando delle polveri tossicissime il wok nel cibo. Ne ha viste di tutti i colori questo wok, mi sa. Pensarci di Dio in sottofondo. Grande classico del cantautorato thailandese. Dov'è il cartello? Eh no, Termopitone, mi dispiace. Bra, che cos'è questa roba? Una pasta di zucca. Un po' di lattuga. Cipolla di Tropea. Arachidi. Bella Coco. Vediamo questo food porn. Fun fact storico: quel wok è stato usato da Gesù per picchiare i mercanti nel tempio, no? Beh, effettivamente a vederlo potresti dirlo, sì. Cioè, fra. Non si può usare un wok in queste condizioni. Sta uscendo proprio le polveri metalliche da dentro. È allucinante questa cosa, è molto pericoloso a mio parere. Bisognerebbe condannare questa persona. Ma poi che cazzata è? Cioè, è sta carta del... Cioè, carta, sembra... È un fagottino di sterco. Secchissimo, probabilmente. Sarà praticamente il foglio della lasagna, però, cioè, crudo praticamente, talmente tanto l'ha cotto. E dentro c'è il cesso. C'è la merda, cos'è? Io vorrei capire cos'è il composto che ci mettono dentro, quella montagna che... L'ho capito io cos'è quella montagna, fra... vi devo far vedere l'immagine. Vi dovrei far vedere l'immagine di che cos'è quella montagna. Come posso... Forse ce l'ho nel computer, aspetta. Aspetta, potrei averlo dentro il computer, l'immagine di che cos'è quella roba. No, è una carta. È una carta di Yu-Gi-Oh! Il problema è che vai a sapere dove cazzo sta. Potrei andare a cercarla, ma sto spingendo da 500. Qua fra c'è della roba abominevole qua dentro questa galleria, eh. No, via non c'è versi. Non c'è versi. Vabbè, cercatevelo su Google, ragazzi. Cercatelo su Google, si chiama la carta di cui sto parlando. Si chiama Dissolverock. Tutto attaccato. Dissolverock. Che sarebbe qu questa roba qua. Queste due montagne qui. Grazie cuore, Francia merda, per i 4 mesi. Grazie infinite, frate mo. Ma ho ringraziato la pedineria prima. Grazie di cuore comunque, Francia. Grazie di cuore. Grazie Pando, benvenuto. Un mio grande amico di Solverock, sì. Tantone di Solviroccia. Sì, è lì lo stanno creando. Vero Kanashi, sempre. Eh sì, Hammer, sei il bombolone col gelato fanno qua anche. La granita. Molto buono per il competitivo di Solverock, sì.
Guarda, guarda come viene via quel bollito. Ok. Chopping. È un po' indeciso il chopping comunque. Incerto. Sì, non si può sapere qual è la creatura che è stata uccisa per questo piatto. Ma è perché non si vuole sporcare lei, Alessandro, probabilmente, capì? Non per altro, eh. Pericoloso composto. Qual è stato aggiunto? Ah, dei molluschi, eh? Ma guarda un po'. Sempre, eh? Sempre. Mamma, sì, veramente un laboratorio qua. Non lo so, Damiano. Non voglio saperlo. Ma vaffanculo, riprenditelo. Mare e monti. Ma so, quelli so così. I capelli del prete, la barba del prete, come si chiama quella pianta di merda? Buonissima comunque in realtà. Cosa sono queste scamorzine? Sono le palle del durian. Non sono limoni siciliani. Le pittule, non so cosa siano. Eh sì, P7. No, Antonio, non esiste. Chissà che ha detto Pirlo. Ma qua cos'è l'altra cosa? Locuste? Cioè, sono queste palle gialle e poi delle teste di locusta gigante preistorica. Ha detto Langma. Che vuol dire paro cazzo in thailandese. Yovi sodi. Viva lo Smith, Dio ca. No, Coco, amore mio. Coco. Fra, grazie di cuore per 5 bombe alla crema. Ma grazie di cuore, fra. Grazie di cuore, sincero, fra, troppo gentile. Apprezzo assai. No, Godò, però grazie di cuore, fra, veramente. Apprezzo assai. Sì, ha fatto vedere un magic trick del brodo che cambiava colore prima. Bravo, Janzuz. Hai capito come si usa la dicitura. Sì, questa è la carbonara di Bangkok. Ho detto che anche a me sembrano delle locuste preistoriche. Certo, Nick. Quella vera, originale. Sì, Tinos. Mi immagino poi le condizioni in cui sono costretti a vivere. Certo, Hiroshi. Ciao, Volpe, mio fratello non conosce il personaggio di Dragon Ball. Cioè, quello che è sullo schermo adesso, intendi? O quale personaggio di Dragon Ball? Quello che è sullo schermo si chiama Metal Cooler. Molto forte. Molto, molto forte. Certo, Albo. Assolutamente, non vedo perché no. Niente, Lorenzo. Ciao Ale, no, siamo in Thailandia. So che può sembrare la Sicilia, ma siamo in Thailandia. Oh!
Quanto adoro le spinnate, ragazzi. Poche cose ti fanno godere come una bella spinnata vecchia scuola. Ok, ok. Questa è l'acqua dell'hot dog, fra. Fra, guarda che cazzo di spinnata che stanno tirando quegli attrezzi. Ma cos'è? Ma perché? Anche qua fanno quegli involtini, queste cacate. Veramente, che merda. Questa è proprio una delle stronzate più grandi che... Guarda, il riciclo! Non si spreca niente! Non si spreca mai niente! Se avanza dell'olio, lo usiamo nell'altra padella. Ah, pezzaccio di Dio! Pezzaccio di Dio! Let's go! Continua a squillare. Come, mano? Non senti il suono del telefono? È finita, purtroppo. Certo, Ice, ovvio. Bella, Marcone. Sì, il tizio che gestisce il posto potrebbe essere una side, un tizio che ti dà una side quest in Yakuza. Ok, vediamo questa preparazione qua. Ma infatti, Mr. Zoccolo, c'è una voce che fa... no, no. Pomme il partito. Sì, Godot è una... È una voce robotica, comunque. È impossibile smettere di sentirlo. Come fanno a stare qua in queste persone senza tirare un colpo di fucile al macchinario che sta parlando tutto il tempo? Guarda che bella pool di olio che si è creata lì a sinistra. Ci sta lo Borinco. Spincione, vecchia scuola. Molto buono quello. Sugo, panna e noci? No, Konashi, vabbè, che cazzo dici? Mai. Non esiste. Non so se stai dicendo il dada merda. Dada merda! È vero, dice sempre Dada. Grandissima voce robotica. Rispetto. Probabile, Marma, se ne mettono dappertutto. Cozze, vongole, calamari. Tutto. No, però non si può stare con questa voce qua, veramente. Ma come fanno a vivere? La sento più forte ora. Orco 2. Ma che è? Ma sono dei piccoli volatili, fra. Ma sembra spine dorsali di alieno. Ehi, che si fa qua? Ehi, mamma mia. Vabbè, mettiamo un po' di germogli. A cazzo. Un'altra volta. Sì, Bronzo, ci vuole. Poi andiamo a chiudere su se stesso. E questo è il piatto, signore? Ma la gente che apre... uno stand per vendere sta cacata. C'è la banca. Il tizio che vende sta cacata alla bancarella non si vergogna. Cioè, ma che cazzo è?
Comunque certo, l'igiene è sempre al primo posto, ovviamente. Bella nappa. Boh. Sì, bisognerebbe fare un tour in Thailandia. Sì, sì, la forchetta effettivamente a fine turno dovrebbe essere completamente fritta. Stavo per bere dell'acqua, fra, che pazzo. Aspettate un attimo. Devo fare un'operazione molto difficile. Dusan, grazie per i 27 mesi, fra. Vabbè, sì, noi lo faremo per il cibo. Un tour culinario registrato. Guardate che non funziona un cazzo in questo mondo, eh. Ok. No, Samu, per fortuna non era lui. Non è il benvenuto lui. Questo è uno dei piatti più tristi e stupidi che abbia mai visto nella mia vita. Ah, bene. Il wurst. Ah, ma ti, okay, riesco ad aprire una bottiglietta. Ecco. Un attimo. Belli questi tordi fritti. Questi pezzi di sterco. Molto belli. Mamma mia, che merda. Eccoci qua. Con il nostro fried chicken. Ci sono anche degli embrioni lì, credo, che sono stati congelati e messi sotto vuoto. Mamma mia, che flusso. Che flusso. L'olio è alla temperatura più alta che abbia mai visto. Sì, sì, non c'è una cosa non fritta, effettivamente. Bra, è il momento del calamaro? Spacca, eh. Ma non so se è il calamaro. Ma guarda questo signor cagnolino. Ma dove vai? Era proprio scemo, eh. Esistono che non l'hanno fritto, effettivamente. Ok, ok. Vai, germogli. A cazzo di cane, proprio, sempre. Ancora. Tra l'altro, c'ha una maglietta di grande valore la signora addosso, eh. Mo' fateci caso. Anche qua facciamo sto involtino. Credo che sia il meta. Il meta dello street food thailandese. Proprio ci sono le mode anche lì, come su Twitch. È l'equivalente della lettura in live di One Piece, queste cazzate qua. Eccolo il cane. Mo lo devono friggere. Assurdo posto, eh. Il castello del sultano. Mamma ma. Signora, ma cosa sta facendo? Pasta mista. Non lo so cos'è. Guarda quante vaschette pronte. Ma dove la porta la pasta, signora? Perché l'ha posata a terra la padella, signora? Non è bello nei confronti del cliente. L'ha posata sul marciapiede, fra. Bella e buona, non gliene frega un cazzo.
Ah, ok, Bronzo era il bastone per il cane. Ok. Qua? O volte camino. Andiamo a nappare l'uovo. Lo facciamo in camicia. E voilà. Carlo Cracco. A nanna, mandato a scuola qua. Qua fa cappato, signora, però. Devo dire la verità. Mi aspettavo di più. Lo sta sculando questo uovo, sì. Cos'è quella carne misteriosa? Non credo, Raglione. Ah, è fernuto, eh? Non sapevo mai cos'era la carne del mistero. Mannaggia al cuore di Cristo.